questo programma è offerto da Tecnocampus. Giovedì 20 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi a questa nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni mattina, offerta da Tecnocampus. E anche oggi tanti sono i fatti in primo piano sui quotidiani nazionali, si parlerà infatti di governo, ancora una volta in lotta di CSM, sempre tanti riscontri, e ancora delle prove d'esame, la maturità è in corso proprio in questi giorni, a partire da ieri, oggi la seconda prova con la doppia materia, che comunque stravolge un po' quelle che sono state ovviamente i piani dei ragazzi finora. Ora, perché adesso tutto cambia, però oggi vedremo effettivamente se è cambiato qualcosa per loro oppure se rimane tutto agibile e soprattutto fattibile. Ma cominciamo subito a vedere le testate nazionali e partiamo dal Corriere della Sera. Vediamo in apertura 2 miliardi per Bruxelles. Il Premier taglia alla spesa per convincere l'Europa. Di Battista apre al secondo mandato per il Movimento 5 Stelle e intanto Conte invia la lettera antiprocedura. Mattarella dialogo per il bene del Paese. Mentre vediamo che il retroscena porta a vedere tensioni sul decreto crescita e la Lega ottiene l'autonomia. Forza Italia invece è l'ora della svolta. Toti e Carfagna diventano in questo caso coordinatori. E intanto nell'editoriale di Ferrera vediamo la base dei partiti populisti, l'Italia, la politica, insomma tutto ciò che si trova proprio dietro queste parole. E ancora vediamo il procuratore, il caso CSM visto dal nord che ci sconcerta. E nella parte centrale prova doppia. Oggi si va al debutto per quanto riguarda la maturità 2019. Nella parte centrale della pagina un'intervista, una donna morta alla colpa. Marco Paolini spiega come cambia una vita. Io l'incidente non riesco a perdonarmi. Insomma, questo è quello che viene raccontato dalle tragedie che accadono purtroppo inavvertitamente. Ma ancora continuiamo a vedere quelli che sono i fatti narrati in questa mattina dai quotidiani nazionali. Passiamo adesso alla Verità e vediamo cosa ci racconta e soprattutto come Salvini marcia su Roma. Il carroccio punta alla capitale. Nel pieno della trattativa con l'Unione Europea, il vice premier sfrutta la debolezza del Movimento 5 Stelle e sferza la Raggi. In città problemi drammatici, prepara un programma alternativo, il sindaco contrattacca, ma tra i big grillini c'è grande freddezza e probabilmente questo è l'elemento più importante della nostra attuale politica, la freddezza tra membri dello stesso, della stessa linea. Ancora vediamo se il garante dei bambini pensa soltanto agli stranieri. I collaboratori in rivolta vengono raccontati da Maurizio Belpietro nel suo editoriale, mentre nella parte centrale della pagina Sarkozy adesso smette di ridere, va a processo, pensate un po', per corruzione. Dopo aver visto ieri Platini, adesso è la volta di Sarkozy. E intanto oggi il vertice, Conte manda la letterina. Ora è battaglia sui commissari e nella parte bassa della pagina, attenzione tutti a quelli che fanno i soldi con il Gay Pride. La sfilata delle multinazionali alla festa milanese, ormai i diritti sono puro pretesto per il business. Questo è l'allarme che lancia proprio la Verità. E intanto viva Trump, se ci aiuta a tenere a bada gli eurotromboni. E ancora il CSM greco sciocca, al nord è diverso, il PM Spina si difende ma vide a pranzo il collaboratore di Bonafede. Nella parte bassa della pagina la caduta dei miti, fermate il calcio, voglio scendere i tre giorni che hanno sgonfiato il pallone. E intanto nella parte bassa Eurosberla e tedeschi, la corte cancella, pensate un po', il marchio della Adidas. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo adesso a vedere il Fatto Quotidiano e nella parte alta della pagina si parla
parla proprio di Di Battista, che propone di levare il limite dei due mandati agli eletti del Movimento 5 Stelle per togliere a Salvini l'arma del voto anticipato. Ma Di Maio lo ascolterà? E intanto nella parte alta del Fatto Quotidiano il piano di Tria, niente IVA ma tagli di spesa, il tentativo di rinviare i guai a settembre. E intanto vediamo ancora, parla il PM brasiliano esperto di Lavagliato, ma quale complotto su Lula, prove solide. E la nostra campagna, la grande fuga dall'IRPEF, iniqua ed evasa. E nella parte centrale della pagina comanda ancora l'ex ministro Renziano e le trame per condizionare Zingaretti, PD. L'autosospeso Lotti dirige l'assemblea con i suoi 80 eletti. E infatti alla riunione di base riformista assieme a Luca Lorenzo Guerrini, il tessitore, la linea è niente scissioni al centro, niente avallo a Calenda e tutti pronti pur di evitare il voto a dialogare persino col Movimento 5 Stelle. E intanto scuola, cultura, mafia e gli ebrei salvati, le nostre firme scrivono il loro tema di maturità. E infatti siamo custodi e non padroni, viene raccontato proprio da Tommaso Montanari, autore ieri di Uno delle tracce. Conoscere il passato significa mettere in gioco tutte le nostre idee sul presente e trovare una nuova prospettiva per costruire un futuro diverso. E infatti gli studenti che ieri si sono proprio immersi in questa prima prova dell'esame di maturità si sono dovuti trovare proprio a fare i conti con quello che è il futuro nelle tracce, e ovviamente questi giovani già sono proiettati verso quello che sarà il domani, perché molto spesso loro guardano già oltre e magari ancora non stanno vivendo il presente, però già hanno delle idee ben precise e guardano sempre oltre. E intanto la memoria donata a papà, quel che è accaduto ieri con i temi della maturità, qualcosa di imprevedibile e di grande a distanza di quasi 38 anni da quel 3 settembre del 1982, a dirlo è ovviamente Nando Dalla Chiesa. E ancora Bartali Giusto, ma attenzione, fuori tema, perché quest'anno i ragazzi degli esami di maturità sono stati fortunati nel ricevere proposte, in gergo tracce, nobili e intelligenti dal punto di vista dell'argomento, e quindi adesso la denuncia tra virgolette viene fatta proprio su alcune di queste tracce. E intanto vediamo Libero, all'Europa prudono le mani, Conte pronto a ricevere schiaffi, Premier spedito al fronte Unione Europea senza armi né strumenti nelle battaglie per evitare la multa, dietro di lui però un esercito diviso che la Commissione detesta apertamente. Ma la domanda è: come potrà finire? Il governo fa il ritocchino al bilancio e sacrifica già 2 miliardi per Bruxelles. E intanto vediamo nella parte sinistra della pagina una notizia importante per la salute: cardiologia di Piacenza, ci salveranno le donne, sono più brave, questo viene raccontato proprio in questa prima pagina, anche se, ripeto, nonostante le parole che vengono segnate sulle prime pagine dei quotidiani, non credo che la differenza la faccia il sesso, ma quanto piuttosto l'applicazione o meno della propria passione nell'ambito di qualsiasi attività. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, tutti intercettati da una microspia, Bonafede affida la giustizia a qualche Trojan e poi se ne vanta. Ma intanto, tentato dalla corte di Silvio, Toti non lascia più Forza Italia perché in realtà avrà un ruolo di primo piano. E per quanto riguarda l'asse PD Grillini Antilega, tanto per cambiare, i partiti si azzuffano per prendersi la RAI, mentre Di Maio ammazza i giornali di carta per farsene uno suo. È quello che viene definito appunto da questa testata propaganda a spese nostre. E nella parte bassa della pagina, attenzione, malata di SLA chiede aiuto per l'eutanasia, ha 48 anni e un figlio, muove solo le palpebre e dice sono un peso per i parenti. Ancora continuiamo a vedere gli altri fatti raccontati sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Passiamo al Giornale, la svolta di Forza Italia, Toti al nord, Carfagna al sud. Questo è quello che viene raccontato da Berlusconi come il rilancio del centrodestra, scissione scongiurata. Berlusconi infatti riorganizza in questo modo il partito. Il governo corregge i conti e manda la lettera all'Unione Europea. E ancora fra Lega e Movimento 5 Stelle, scontro finale fra sospetti e silenzi. E intanto nella parte destra della pagina, caos immigrazione, attenzione, sterilizzate la ladra rom, bufera su Salvini e ne sbarcano 45. La chiamano Madame
furto, una donna di 32 anni di origine bosniaca che ha collezionato condanne per furto per un totale di 25 anni, ma ogni volta viene rilasciata perché sempre incinta. E, insomma, maledetta, va messa in carcere nella condizione di non fare più figli, ha twittato Matteo Salvini, innescando così la polemica. Intanto, mentre la Sea-Watch è ancora bloccata al largo di Lampedusa con a bordo 43 immigrati, sull'isola continuano gli sbarchi fantasma. 45 infatti sono giunti su una piccola barca di legno, soccorsi quasi a riva dalla Guardia di Finanza. E, insomma, sembra una storia già raccontata, una storia di quelle che però venivano raccontate nei film e invece oggi nel 2019 vengono viste ancora e ancora, perché molto spesso si ricorre proprio a questo per evitare il carcere o almeno per rimandarlo. Però attenzione alle parole che vengono pronunciate o comunque scritte anche su Twitter, perché ovviamente la vita è importante e ogni volta che si pone un limite ad essa c'è qualcosa che ci sfugge. E intanto nella parte centrale della pagina, Maturità 5 Stelle, insulti a Fallaci e Zeffirelli, polemica su una traccia dello scritto all'esame, fra i temi un libro di Montanari, storico dell'arte grillino e antileghista. E a raccontarlo è proprio Vittorio Sgarbi, che dice: premessa, non c'è competizione. Ieri mattina il ministro di istruzione Bussetti mi ha telefonato con un autentico compiacimento per la coincidenza, che non si può dire inferenza o influenza, del suo interesse per il mio libro, il Novecento, con la scelta, ovviamente non arrivata da lui ma dagli uffici del ministero, di uno dei temi degli esami di maturità sull'eredità del Novecento, soprattutto dopo l'appello anche mio per lo studio della storia a scuola e la riabilitazione della traccia di storia. E insomma, questo viene raccontato sempre da questa prima pagina. Ancora, che anno il 1989, finì il comunismo, ma questo non si celebra, un anniversario dimenticato, sottolineato però da Alessandro Gnocchi. E intanto ancora una parte bassa della pagina: attenzione, la mia sessualità è fluida, oggi così si racconta, transgender, un giovane su 40, pensate. E intanto vediamo ancora le altre notizie sulle testate nazionali, vediamo un altro quotidiano che è il Tempo quotidiano romano. Salvini punta la ruspa su Roma, attacco alla Raggi, il leader del Carroccio spara zero su Virginia, un vero e proprio fallimento, dice. Dopo il governo, Matteo apre un fronte coi grillini e prenota un sindaco leghista. E intanto Conte si inventa la TAV in miniatura. E ancora nella parte bassa della pagina, attenzione, lo stalking è pure condominiale, donna nei guai, chiesto il rinvio a giudizio per una romana che per anni ha perseguitato e molestato i vicini di casa. Allora, due sono le cose: o adesso ci ha preso la mano questa definizione o c'è qualcosa che non funziona più nelle persone, perché non si riesce più a rispettare la libertà altrui. E ancora vediamo la Repubblica, nella parte alta della pagina, ragazzi nati nel 2000, protagonisti proprio di questa maturità 2019. E infatti vediamo Bartali chi? Questa è la domanda che si sono posti. Ritratto della generazione millennials nel primo giorno della maturità. Preferiscono guardare avanti, ma devono affrontare solo temi sul Novecento, dal ciclista a Sciascia e dalla Chiesa, anche se in classe, attenzione, ovviamente non se ne parla. E infatti vediamo quelle che sono le notizie raccontate, i commenti fatti da alcuni ragazzi. Sono partita da Leopardi per arrivare a Pirandello, sto dalla parte dei deboli e ancora ho scelto Bartali solo grazie ai racconti di mio nonno. E insomma, anche questo sembra proprio essere un racconto che passa oltre qualsiasi forma. A scuola non se ne parla, però ovviamente chi ha i nonni può raccontare quello che è stato. E ancora, io ho preferito Ungaretti, ma degli altri personaggi, attenzione, conosco solo Sciascia. Quindi la scelta di questi temi, di queste tracce appunto cosiddette in gergo, a chi è stata affidata e soprattutto la scuola che cosa racconta? E ancora vediamo nella parte bassa, so chi sono Bartali e dalla Chiesa, ma in classe non ne abbiamo parlato. E ancora, Ungaretti era troppo rischioso, anche la mafia era compiacente. E insomma, questo è quello che appare da questo primo giorno di esami. E ancora vediamo, governo fino a quando? Questa è la domanda che si pone oggi la Repubblica. Salvini blocca la correzione dei conti, Conte
Oggi a Bruxelles disarmato lite nella maggioranza sul decreto crescita, ma con l'Europa più dialogo che provocazioni. Intanto rompere con l'Unione Europea invece è il vero obiettivo della flat tax e ce lo racconta Roberto Perotti. E ancora vediamo aggredita a Roma, ancora una volta un'aggressione per il Cinema America, nuovo attacco, questa volta una ragazza. E infine vediamo che l'appello che viene fatto dalla Repubblica, la storia c'è ma non basta, proprio questo sempre in relazione all'esame di maturità in cui era stato annunciato che comunque non ci sarebbero state tracce storiche rimosse da quest'anno in avanti, però il problema è un altro, rimuovere la storia dalle tracce sarebbe stato qualcosa di assolutamente incoerente visto che la storia rappresenta le nostre basi ed effettivamente all'interno delle tracce, pur se non configurata come tale, la storia era ben presente. E ancora vediamo il mattino, il cantiere azzurro, mercato De Laurentiis, sì James, no Luzzano, Manolas giù il prezzo. E intanto chi sale e chi scende per quanto riguarda i concerti, biglietti dei concerti va e Ferro Boom, e intanto il flop di Ligabue però raccontato proprio dal cantante. E in apertura di pagina deficit, l'Italia apre l'Unione Europea, ma è scontro Conte Salvini. Il premier taglio di 2 miliardi e lettera per evitare la procedura di infrazione, il leader leghista stoppa il piano di utilizzare i risparmi di reddito e quota 100. E intanto le crisi industriali, Whirlpool, Alitalia Company nel paese che viene definito senza guida. E intanto Mittal senza tutela legale, l'Ilva non potrà ripartire. Poi la bufera sulla giustizia, CSM l'affondo di Greco, toghe nel nord lontane dalle logiche romane. E ancora si parla della moneta, i big del web che diventano stati padroni nell'intervista al garante della privacy. Alla chiusura del cerchio, nel controllo delle nostre vite, bisogna evitare la nascita delle monarchie digitali, insomma quella che viene definita proprio un'emergenza democratica. Ancora vediamo nella parte bassa della pagina il caso degli orfani dei femminicidi lasciati senza aiuti, legge e fondi ancora bloccati in Parlamento, il dramma delle famiglie di Melania e Stefania, questo lo vedremo all'interno della nostra rassegna. Ancora paura a Caserta, il finto reduce che gioca a fare la strage al bar. Un evento della giornata di ieri raccontato dai nostri quotidiani, ma anche di questo ne parleremo nella seconda parte. E intanto si parla di sport. Il dibattito, oltre 7,3 milioni di spettatori per le azzurre in TV, ma attenzione, io donna non mi scaldo per il calcio femminile. Invece io tifoso maschio mi sto appassionando. E anche in questo caso è la doppia avventura che viene raccontata da uomo e donne, ma anche in questo caso ovviamente la differenza non la fa il sesso ma la passione o meno, e nell'ambito del calcio non sono molte le donne che lo amano, però ce ne sono tantissime. E ancora l'anticipazione, la religione populista è dà ragione a tutti e viene raccontato da Massimo Adinolfi. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, vediamo in questa mattina che cosa ci racconta il Manifesto. E nella parte alta della pagina si parla di Bruxelles, si va a Bruxelles con i nuovi numerini, corsa contro la procedura, il governo ci prova con l'assestamento di bilancio. E intanto sulla RAI la maggioranza si spacca, i 5 Stelle dimezzano fuo, ma vediamo proprio nella parte centrale della pagina, eccoci qua, porti sepolti, nel 2018 nel mondo 70 milioni di persone fuggite da guerre, fame e cambiamenti climatici. La denuncia dell'UNHCR nella giornata internazionale dei rifugiati contro i muri dell'Occidente, quasi tutti accolti dai paesi poveri. Per i profughi della Sea-Watch i porti però restano chiusi. E ancora vediamo le altre pagine dei quotidiani nazionali, vediamo la prima pagina, un quotidiano sportivo, il Corriere dello Sport, crediamoci ancora, under 21 battuta dalla Polonia per 0-1, ma il diktat è imparare dalla sconfitta. Gli errori di Barella e Meret spianano la strada ai polacchi, gol annullato a Orsolini, traversa di Pellegrini, ora non resta che superare il Belgio, anche se potrebbe non bastare. E intanto le ragazze eguagliano Mancini, boom di ascolti, azzurri raggiunti. E nella parte centrale della pagina, Sarri da CR7, l'allenatore si presenta in bianconero, poi nel weekend la sua prima missione andrà in Grecia per conoscere Ronaldo. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano sempre da un'altra testata sportiva, Tutto Sport. Sulla testa, ragazzi, non è finita, questo è l'input per l'Europeo Under 21 in shock, amaro KO con la Polonia.
Per le semifinali e il passo olimpico, sabato bisogna battere il Belgio e non solo. E intanto azzurri che boom, in 7 milioni e mezzo davanti alla TV, ascolti, battuta anche l'Italia di Mancini. E ancora Toro, l'Europa ti farà grande, mentre nella parte centrale Sarri c'è Rabiot. Il nuovo allenatore della Juve è sbarcato a Torino ieri sera, oggi alle 11 la presentazione nella sala Gianni e Umberto Agnelli dello Stadium. Il primo regalo è il centrocampista francese, accordo di 5 anni. Manca soltanto la firma e insomma da questo punto si parte e si ricomincia. Noi invece non partiamo e non ricominciamo, ma semplicemente andiamo avanti, se non che facciamo una piccola pausa giusto di qualche momento per rifocillarci un attimo e ritornare subito dopo, quindi non andate via. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, siamo pronti adesso per affrontare tutte le tematiche che riguardano la Regione Campania, lo facciamo con i quotidiani online e partiamo adesso con La Repubblica e vediamo direttamente la cronaca dopo una vicenda che è accaduta ieri e infatti si parla di sanità ma soprattutto di una compagnia di navigazione che ha negato il rientro di un'ambulanza a Capri con all'interno una paziente oncologica. Da giorni viene negato il transito ai mezzi di soccorso, l'ambulanza è ferma al porto di Napoli. E infatti è stato negato l'imbarco sulla nave Caremar da Napoli ad un'ambulanza con una paziente a bordo partita nella mattinata ieri da Capri. Il veicolo sanitario, dopo che al malato erano state effettuate le terapie oncologiche, si è visto negare l'imbarco a causa della posizione assunta di recente dalle compagnie di navigazione e di linea. Un diniego che va avanti da giorni e che ha indotto il sindaco di Capri, Marino Lembo, ad emanare un'ordinanza notificata agli armatori della compagnia Caremar per consentire i trasferimenti via mare agli ammalati isolani. E infatti la partenza nel mezzo della Croce Azzurra di Padre Pio, l'associazione volontariato caprese presieduta dal parroco Don Carmine del Gautio, che doveva rientrare dal porto di Calata di Massa alle 12:40 con la paziente a bordo da Capri, era stata effettuata regolarmente ma non l'opposto al rientro. Ha fatto scattare una vera e propria emergenza all'imbarco di Calata di Massa, che è rimbalzata subito sull'isola di Capri. Qui infatti è intervenuto il sindaco, ha consentito comunque il rientro alla donna, che però non è rientrata tramite l'ambulanza ma su una sedia a rotelle. Insomma, tutto questo scatena non solo la polemica ma anche la voglia di cambiamento che è necessaria proprio per non rendere disagevole già situazioni complicate. E ancora vediamo sempre da Napoli quella che è la cronaca, aiuole sporche abbandonate a Piazza Dante, infatti vediamo proprio dalle immagini la situazione precaria in cui verte questa zona della città. Sembra
che sia proprio abbandonata all'incuria, ovviamente basterebbe poco per riportarla alla pulizia, all'ordine, ma sembra che proprio così non sia. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati sulle pagine di Repubblica, andiamo a vedere che cosa ci racconta questa mattina. Si parla di un piano di evacuazione nel caso che il Vesuvio cominci a far sentire i suoi effetti. Quindi piano di evacuazione per 1.155.000 residenti in caso di eruzione, accordo firmato tra la Campania e le altre regioni a ottobre, esercitazione nei Campi Flegrei. Piano di evacuazione per 1.155.000 residenti in caso di eruzione del Vesuvio è stato completato con la firma degli accordi di gemellaggio tra la Campania e le altre regioni italiane. A Palazzo Santa Lucia gli abitanti dei 31 comuni compresi nella zona rossa dell'area vesuviana e dei 7 comuni dell'area flegrea, inclusi alcuni quartieri di Napoli, saranno distribuite nelle regioni italiane in attuazione del piano della protezione civile. È un risultato importante, ha spiegato il capo dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli. Di questi protocolli si parlava nel 2002, la pianificazione dell'emergenza Vesuvio è cominciata nel 1984. Ma ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina dai quotidiani online. Vediamo subito che cosa accade, la bellezza degli eventi Music for Cam, Artisti Uniti per il Museo di Casoria, appuntamento il 25 giugno e il 2 luglio alle 19:30. E infatti questo è il punto di partenza, il Museo Cam di Casoria diretto da Antonio Manfredi, dove si esibiranno 16 progetti musicali napoletani per una raccolta di fondi destinata alla manutenzione di alcune aree della struttura museale. Gli artisti che interverranno sono tra le voci più interessanti del panorama musicale partenopeo ed hanno all'attivo innumerevoli riconoscimenti e partecipazioni ad importanti eventi musicali. Il supporto ovviamente che questi musicisti si sono offerti di dare al CAM rappresenta una conferma di come il Museo di Casoria rappresenti un necessario avamposto culturale di tutto il territorio. Ma ancora vediamo gli altri fatti raccontati sulle pagine di questi quotidiani online. Napoli, processo Casa Pound, i PM, un gruppo criminale ha fatto la caccia al compagno. Chieste pene da 1 a 8 anni per 34 imputati. Ci siamo trovati di fronte a un gruppo criminale che in un determinato momento storico del nostro paese ha fatto della caccia al compagno l'espressione della sua ideologia, concretizzatasi tra il 2010 e il 2011 in varie azioni violente. E quanto ha detto il PM Catello Maresca, colui che arrestò il superlatitante boss dei casalesi Michele Zagaria, nella sua requisitoria nell'ambito del processo in corso davanti alla seconda corte di assise di Napoli nei confronti di 34 attivisti di Casa Pound. Pene tra 8 anni e un anno di reclusione sono state chieste dal PM napoletano, che contesta i reati di associazione sovversiva e banda armata. 8 anni di reclusione sono stati chiesti per Enrico Tarantino, ritenuto uno dei leader, insieme con Emanuela Florino, Emanuela Florino, figlia di un ex parlamentare, Giuseppe Savuto e Andrea Coppola. E ancora vediamo dal mattino quelli che sono i fatti raccontati nella giornata di oggi, e si parla ancora di cronaca, questa volta però la mappa del mare nero, ma secondo l'ARPAC è tutto ok, la storia si ripete ciclicamente. L'ARPAC diffonde i dati sulla balneabilità delle acque della Campania e i bagnanti li contestano perché vanno in spiaggia e vedono sacchetti e pattume che galleggia, oppure un mare di colore scuro che preoccupa e non invita al tuffo. La storia ciclicamente prevede che l'ARPAC venga messa sul banco degli imputati e sia chiamata a spiegare perché considera balneabile un tratto di mare dove c'è una scia di buste di plastica o di schiumetta che galleggia. Insomma, i napoletani che spesso hanno questa, non spesso, veramente ce l'hanno sempre, la possibilità di vedere il mare e soprattutto di goderselo in questo periodo estivo, alla fine sono costretti a spostarsi e andare in altre località perché comunque il loro mare sembra essere sempre più sporco, e ovviamente non solo quello napoletano. E ancora 2.000 assunzioni in 3 anni, il Comune di Napoli dà l'ok, annuncia l'ok che è arrivato da Roma. Palazzo San Giacomo, infatti, il decreto crescita in discussione alla Camera è seguito con perché ci sono due punti che riguardano direttamente Napoli, vale a dire via libera alle assunzioni e il fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni. Insomma, già questa rappresenta una duplice alternativa e soprattutto una ricchezza per questo comune sempre più in difficoltà. E intanto ancora le difficoltà continuano, questa volta per la metropolitana Singhiozzo. Il manager di NM Napoli finisce sotto accusa, e infatti la NM presenta le nuove app 7 per pagare parcheggio sulle
sulle strisce blu e abolire i gratini. Orientarsi tra 7 applicazioni non sarà semplicissimo, tant'è che il tema stringente riguarda i trasporti, quelli su gomma ma anche su ferro. La settimana di passione della metro in particolare ha scatenato l'ira degli utenti e anche quella del sindaco Luigi De Magistris. Ieri per motivi personali l'amministratore dell'azienda per la mobilità Nicola Pascale non ha potuto essere presente alla conferenza stampa di presentazione proprio di queste app che adesso cambiano in un certo senso la visione di quello che è il traffico, soprattutto il parcheggio. Ma ancora vediamo la cronaca: falsi poveri, nuove verifiche, scattano le revoche dei sussidi, sono state subito avviate le procedure per la revoca dei sussidi di cui beneficiavano senza averne diritto 120 falsi poveri. Smascherati a Sarno dalla Guardia di Finanza di Scafati nell'ambito di un'attività di indagine che ha consentito di far luce su una mega truffa allo Stato. Sono state proprio le Fiamme Gialle a trasmettere agli enti erogatori verbali di contestazione per la revoca delle agevolazioni e per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative a carico di tutti i soggetti così identificati. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati in questa giornata da Il Mattino. Si parla ancora di Noemi e adesso emerge un giallo, un bimbo col ciuccio sulla moto del killer. E infatti quando riceve i parenti lì nel lettino dell'ospedale Cardarelli non ha un attimo di esitazione, ma li fulmina con il gesto e l'indice all'altezza del naso per imporre loro di stare zitti, di non parlare, sapendo bene che la stanza dell'ospedale era ambientalizzata e imbottita di microspie. Eccolo Salvatore Nurcaro, la vittima dell'agguato di Piazza Nazionale, poi culminato il riferimento della piccola Noemi lo scorso 3 maggio. Eppure ha da poco firmato una lettera agli uomini della mobile nella quale sostiene di non essere in grado di parlare e di essere completamente afono per il proiettile che lo ha raggiunto alla gola. Però ovviamente la situazione non è così come la mostra. E intanto vediamo le altre notizie in primo piano, sempre dal Mattino. Sfrattata con cane e gatto, malore e paura per una 58enne. È accaduto a Battipaglia, paura in pieno centro, malore è stato avvertito da una donna di 58 anni appunto. Appena le è stato notificato l'ordine di sgombero e di sfratto dall'abitazione in cui vive, in una traversa di via Mazzini. È accaduto nella tarda mattinata di ieri dopo mezzogiorno. Per tranquillizzarla è stato necessario l'intervento del 118 della Polizia di Vigili Urbani. Dopo alcune ore la donna si è ripresa e ha compreso che la soluzione migliore, come le è stato intimato dalle forze dell'ordine, era di lasciare la casa al quarto piano di un piccolo stabile. Fortunatamente per la signora non è stato necessario il trasferimento all'ospedale di Battipaglia. Dopo una vera e propria crisi emotiva, la donna, che vive sola con un cane e un gatto, si è ripresa e ha lasciato l'alloggio raggiungendo dei parenti in un'altra abitazione. L'ordine di sgombero è stato reso esecutivo dai vigili urbani e dagli agenti della polizia diretti dal tenente colonnello Giuliano e dal vicequestore Cicciotti, che hanno atteso finché la donna è uscita con i suoi effetti personali dalla casa. Ma ancora vediamo quelle che sono le notizie che arrivano da Caserta, in particolare una notizia di cronaca che ieri ha allertato proprio l'intera cittadinanza. Infatti spari e terrori nel bar, il sergente colpito da 3 proiettili dopo aver sfidato i poliziotti. Gianfranco La Monica, questo è il nome dell'uomo, 41 che ha creato il caos con un'arma soft air priva di tappo rosso. All'arrivo degli agenti ha puntato la pistola contro di loro e le sue condizioni adesso sono stabili. Infatti la divisa dell'esercito, indossata solo per un anno tra il 1996 e il 1997 per il servizio di leva, non l'ha mai smessa, al punto che nel rione Tescione tutti lo conoscevano come il sergente. Nella mattinata di ieri Gianfranco La Monica casertano, disoccupato di 41 anni, ha aperto il suo armadio e indossato quella mimetica i cui colori si sono stinti per le effetto del tempo. E che cosa ha fatto? Si è sceso in strada. Ad attenderlo non c'era nessuna caserma, c'era un bar di via Ruggero a 2 passi dalla scuola di polizia. Lavoro in un'associazione qui vicino, dice un giovane, vado a pranzare lì e spesso lo incrocio, mi hanno detto che ha bevuto qualche birra, poi è andato via. Quel che è accaduto è che praticamente l'uomo è entrato nel bar brandendo la sua pistola, tutti hanno creduto che fosse vera, anche i poliziotti che poi sono arrivati dietro di lui e hanno fatto partire i colpi ferendo l'uomo. Insomma, una vicenda che ha seminato proprio il terrore in città. Ma ancora vediamo gli altri fatti raccontati a Caserta News. Attenta strage con l'auto alla stazione, ferisce 2 donne casertane. L'uomo ha tentato di entrare all'interno in retromarcia con una Matiz. E vediamo proprio l'immagine di quel che è accaduto. Voleva fare una vera e propria strage entrando all'interno della stazione ferroviaria con l'automobile ed ha ferito 2 donne ed è accaduto ieri a Cassino. E le vittime di questo folle gesto sono però 2 donne della provincia di Caserta.
Ancora vediamo che altro accade nella provincia della nostra città, in particolare ad Aversa. Si accredita 10.000 euro dal conto di un'altra persona, però ha assolto un trentenne. I giudici lo hanno scagionato per assenza di prove certe sulla sua colpevolezza. E infatti ha assolto questo trentenne originario di Aversa e residente a Casalnuovo dal reato di frode informatica. Nell'agosto del 2016 l'uomo difeso dagli avvocati Alberto Cantone e Maria Manganiello era stato accusato di essere intervenuto fraudolentemente sul sistema telematico funzionante con carta di credito, prelevando una somma complessiva di circa 9.500 euro e di essersi accreditato i soldi sul suo conto corrente postale mediante posta a giro. La difesa ha fatto leva sul ragionevole dubbio circa la responsabilità penale dell'imputato. Infatti, in sede dibattimentale è emerso che l'azione penale veniva esercitata in assenza di una causa di procedibilità, essendo la persona offesa nera danneggiata dal reato e non la reale persona legittimata a sporgere querela, poiché veniva ad esercitare ufficio postale della somma di 9.230 euro. Insomma, un nulla di fatto per questa vicenda. E ancora ci spostiamo sul Corriere di San Nicola, dove vediamo che viene raccontato qualcosa che sembra riportarci indietro nel tempo, dove vediamo appunto che si parla dell'Expo del pane canestrato e della canapa. Sabato 22 e domenica 23 giugno, infatti, nella villetta e nell'arena di San Nicola alla Strada, promosse dalla sinergia Comune Pro Loco e finanziate dalla Regione, due serate per una manifestazione che mira a rievocare il fascino di un'antica tradizione locale. Il programma presentato in conferenza stampa prevede laboratori dimostrativi, degustazioni, animazioni teatrali, spettacoli e sabato il concerto di Eugenio Bennato. Insomma, la festa del pane canestrato, per come è stata concepita in questa sua edizione 2019, l'undicesima dalla sua creazione, è l'occasione migliore per veicolare un pezzo affascinante del patrimonio culturale sannicolese al di là dei confini territoriali e paesani. San Nicola, dunque, per entrare a pieno diritto nell'inventario del patrimonio culturale e materiale campano, vuole diventare meta di turismo attraverso la conoscenza, la valorizzazione e la memoria di una delle sue più antiche tradizioni popolari, intrisa di valori culturali e di significato storico. E insomma, se anche voi volete raccontarci quelle che sono le tradizioni dei vostri luoghi cari, fatelo, scrivetelo sulla pagina Facebook di Teleprima e fateci sapere quelle che sono le antiche tradizioni dei posti che ci circondano, in modo tale che possiamo anche noi esserne a conoscenza e soprattutto venire a trovarvi e vederle e toccarle proprio con mano. Grazie per essere stati con noi, termina qui la rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per aver scelto Teleprima e ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre la possibilità di fare informazione commentata ogni giorno e commentarla proprio con voi. Grazie ancora e buona giornata a tutti, vi rinnovo l'appuntamento per la giornata di domani, stesso posto, stessa ora. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.